possiamo dire di non essere mai stati davanti a una crisi così grave, sicuramente dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Sono oltre 65 milioni le persone costrette a scappare dalle proprie case a causa di guerre, di terrorismo, di persecuzioni di massa. E quindi la situazione è estremamente complicata ed è una situazione che ha carattere globale. 10 anni fa, ogni minuto avevamo 6 persone che fuggivano, c'era questa media. Oggi abbiamo 24 persone al minuto che fuggono. L'Europa deve fare molto di più di quanto ha fatto finora, perché in Europa il sistema di accoglienza, il sistema di asilo non è ancora un sistema europeo. Ogni paese fa per sé, alcuni paesi hanno dovuto approntare un sistema in fretta e furia, affrontando masse molto grandi come la Germania, la Svezia, e hanno dovuto fare in tempi brevissimi quello che l'Italia ha fatto in diversi anni. Chiediamo alle istituzioni e ai singoli paesi di aprire più vie legali e sicure per i rifugiati per arrivare in questi paesi in modo appunto sicuro, non pagando i trafficanti, non rischiando la morte nel deserto o in mare. Riteniamo che su 65 milioni ci siano almeno 1 milione di persone che siano in bisogno disperato di queste vie.